ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. La scorsa settimana ho esagerato con la palestra e adesso sono pieno di dolori, così ho deciso di venire a fare una bella passeggiata per cercare di recuperare un po'. Sono di nuovo in Danimarca per un trekking di un paio di giorni. Percorrerò un lungo tratto di costa, circa 30 km. Dormirò sulla spiaggia, o quasi. Visiterò una vecchia cava di calcare e alla fine arriverò a delle imponenti scogliere. Questo è il programma di massima della missione. Il pomeriggio inoltrato mi sto lasciando alle spalle le ultime casette di questo piccolo villaggio che è il mio punto di partenza. Che poi casette, vabbè, sono delle mega ville. Tra poco ci sarà solo nulla in quella direzione per circa una quindicina di chilometri. L'obiettivo di stasera è quello di fare più strada possibile prima di trovare un posto dove accamparmi per la notte. State con me. Ho lasciato la strada asfaltata e mi sono inoltrato nel bosco. La particolarità di questo posto è che la faggeta finisce direttamente sulla spiaggia. Sto percorrendo questa strada forestale che corre parallela alla costa in direzione nord, che conduce alla prossima cittadina che conto di raggiungere domani in mattinata, ora di pranzo massimo. Domani dovrò raggiungere quel promontorio lì giù in fondo e andare oltre. Qua intanto vedete, sono un paio di metri, 3 metri di scogliera e poi la spiaggia. Guardate che bel muschietto. Piove in continuazione, questi boschi sono super rigogliosi. Sono nei guai. Adesso non ho tempo di spiegarvi che cosa è successo perché il sole sta tramontando, non ho ancora un posto dove accamparmi e quindi devo allungare il passo. Dopo cena vi racconto. Ah, siete voi? Salve. Sto ripulendo la tenda dalla sabbia con il mio simpatico aspirapolvere. Ma che ci fate ancora lì, sciocchini? Il video è terminato. Su, su, andate. Come dite? Pensate che sia decisamente stronzo da parte mia lasciare le cose in sospeso dopo che vi siete presi la briga di guardare il video fin qui?
Lo so, purtroppo le persone fanno schifo ed è per questo che io non frequento nessuno. Ciao belli, alla prossima! No, non è vero. Ora raccogliamo i pezzi di questo sfortunato video e li riappiccichiamo insieme con la colla. Quando ci si avventura in luoghi isolati per giorni, specialmente se si va da soli, è sempre bene pianificare il tutto per evitare di finire nei guai. Questo l'ho già detto un milione di volte, chi mi segue sa che sono un tipo abbastanza scrupoloso. Non amo l'improvvisazione, ecco, diciamo così. Il fatto è che per quanto uno possa aver fatto bene i propri compiti a casa, l'imprevisto è sempre dietro l'angolo. Quando si arriva sul posto, specialmente se si tratta di un posto sconosciuto in cui non si è mai stati, ci si può rendere conto che alcune cose non sono esattamente come uno le aveva immaginate nella propria testa. Nell'ottica di viaggiare leggero ho portato la Grail, che per chi non lo sapesse è una borraccia dotata di filtro che consente di raccogliere e rendere potabile quasi qualunque tipo di acqua. L'ho portata perché sapevo che lungo la strada avrei trovato un torrente dove rifornirmi, torrente che però era abbastanza distante, quindi il piano era di raggiungerlo il giorno successivo. L'unica acqua potabile che avevo a disposizione era quella nelle due bottiglie che tenevo nei portaborraccia, circa un litro, e che sarebbe stata sufficiente per la serata. Quando sono arrivato lì, mentre camminavo, ho cominciato a dubitare di questo piano, a farmi un po' di paranoie. Mi sono detto, ok, so che c'è un corso d'acqua perché è segnato sulla carta, però non so in che condizioni si trova. Se fosse asciutto, ad esempio, visto che siamo in estate, forse è meglio raggiungerlo stasera, in modo da rendermi conto subito se posso raccogliere l'acqua che mi servirà domani, perché in caso contrario è un problema. Quindi, nonostante avessi già incontrato un paio di posti buoni per accamparmi e nonostante si stesse facendo buio, ho deciso di proseguire fino al torrente. Indovinate un po', l'acqua c'era ed era anche discreta, non troppo stagnante, non troppo torbida, ma era impossibile da raccogliere. Tutta l'area era ricoperta da una vegetazione fittissima, non si capiva che tipo di terreno ci fosse sotto, non si capiva quanto fossero ripidi gli argini e se fosse possibile sporgersi senza cadere in acqua. Il ponticello che serviva per attraversare era ad almeno 1,5 metri dal pelo dell'acqua, impossibile quindi raggiungerla anche mettendomi disteso e allungando un braccio. Morale della favola, avevo appresso un litro d'acqua scarso e avrei dovuto farmelo bastare fino al giorno successivo, a ora di pranzo, quando contavo di raggiungere il prossimo centro abitato. Come se non bastasse, da quel punto in poi ho iniziato ad avere grosse difficoltà a trovare un luogo idoneo per accamparmi. Il terreno al di sopra del dislivello della scogliera diventava sempre più sconnesso, sempre più invaso dalla vegetazione, quindi a una certa mi sono rassegnato e sono sceso di sotto per accamparmi direttamente sulla spiaggia. Avrei evitato volentieri di bivaccare sulla spiaggia, sia perché l'attrezzatura si riempie di sabbia, sia perché montare una tenda sulla sabbia è estremamente complicato. I picchetti continuano a sfilarsi, bisogna puntellarli con delle pietre, un macello. Preso dalla fretta di montare il campo prima che facesse buio e continuando a pensare ad una soluzione per l'acqua, non ho prestato molta attenzione al punto esatto in cui mi stavo mettendo. Solo dopo aver montato la tenda ed estratto tutta l'attrezzatura per la notte, mi sono reso conto di essermi infilato in una situazione potenzialmente pericolosa. La spiaggia era piena di alberi, anche molto grandi, caduti dalla sommità di questa scogliera di argilla alta qualche metro. Ad ogni mareggiata l'acqua si porta via un pezzetto di scogliera, fino a che questi alberi non hanno più terreno sotto i piedi e cadono. Senza rendermene conto, avevo montato la tenda sotto un grosso faggio, l'ultimo rimasto ancora in piedi in quel punto, ma ormai con un piede, anzi con una radice, nella fossa. Qui si vede bene come buona parte delle radici di quell'albero già penzolavano nel vuoto. Insomma, un albero pronto a cadere e pronto a schiacciare come una frittella eventuali escursionisti incauti. Ho dovuto rimettere nello zaino tutta l'attrezzatura, spostarmi di qualche metro nella zona sicura, montare nuovamente la tenda, puntellarla di nuovo con i sassi, un lavoro lunghissimo. Nel frattempo si è fatto buio e non ho avuto tempo di fare tutte le riprese che avevo in mente. Mi sentivo demoralizzato da tutti questi imprevisti, preoccupato per la situazione acqua, quindi ho consumato una cena fredda e sono andato a dormire. Thank you.
Buongiorno, lì c'è la mia tenda, come vedete non c'è nulla sopra la mia testa che può cadermi addosso durante la notte e uccidermi sul colpo. Non ha tirato un filo di vento, eppure non ho chiuso occhio perché questi maledetti uccelli hanno gridato, hanno litigato per tutta la notte. Maledizione. Sono le 5 del mattino e sono di ottimo umore, come vedete. L'outdoor è bello, dicevano. Vattene in posti sperduti che troverai la pace interiore. Sì. Mangio una barretta. E bevo un po' d'acqua. Con parsimonia perché ne è rimasta pochissima. Visto che non c'era verso di dormire, ho deciso di rimpacchettare tutto e di partire subito, in modo da raggiungere il prima possibile il centro abitato e di rifornirmi di acqua. Mi aspettavano circa una decina di chilometri di strada, pensavo che sarebbe stata una cosa semplice visto che il sentiero era segnalato, ma così non è stato purtroppo. La spiaggia è diventata una sorta di palude maleodorante con cumuli di alghe in putrefazione, un terreno molle su cui era difficile camminare. Vegetazione e alberi caduti mi sbarravano la strada, così ho deciso di tornare sopra per vedere se la situazione fosse migliore. Mi sono ritrovato su un campo incolto, con erba alta che in pochi minuti mi ha inzuppato scarpe e calzini, con qualche fattoria isolata all'orizzonte e con Google Maps alla mano per cercare di capire come fare a raggiungere la prima strada asfaltata disponibile visto che il sentiero era sparito. Dopo aver fatto diverse centinaia di metri mi sono accorto che gli occhiali mi erano caduti e quindi sono dovuto tornare indietro a recuperarli perdendo altro tempo. Non c'erano strade, sono stato costretto a passare per i campi e probabilmente ad attraversare diverse proprietà private. Per fortuna era mattina presto e non ho incontrato nessuno. Alla fine, con grande sollievo, sono arrivato ad una sterrata con un ragno annidato nell'obiettivo. A quel punto ero veramente abbattuto. Pensavo di percorrere un bel tratto di costa, di fare delle riprese spettacolari. E invece mi attendeva una lunga marcia sull'asfalto. Per fortuna la Danimarca rurale, fatta di campi, prati e piccole fattorie con tetti di cannucce ricoperte di muschio, mi ha regalato qualche bella immagine. In quelle prime ore del mattino sono anche riuscito a filmare qualche animale selvatico. Dopo diversi chilometri di strada asfaltata, ho cercato di riprendere la costa e il sentiero in prossimità di un piccolo villaggio di pescatori semideserto, ma mi sono ritrovato nella stessa identica situazione di prima, una palude maleodorante invasa dalla vegetazione. Raga, questo è il sentiero segnalato, praticamente impraticabile, non ci credo, è sbarrato, c'è un muro di vegetazione. Sono di nuovo nei guai, sì! Aiuto!
Ne avete abbastanza? Io a quel punto sì, ma che potevo fare? Mi sono rimesso sull'asfalto. Con tutte le deviazioni che sono stato costretto a fare, sto percorrendo decisamente più strada rispetto a quella che avevo preventivato e iniziano a farmi male le gambe e i piedi, che ovviamente sono ancora fradici. Attenzione, sto per incrociare un altro torrente. Magari riesco a raccogliere un po' d'acqua. Questo è il corso d'acqua dal quale speravo di rifornirmi. Il trekking è bello! Il trekking è bello! Mi sentite? No, perché non c'è un c***o di nessuno. Fermi tutti, si intravede qualcosa all'orizzonte. Una cittadina che sto cercando disperatamente di raggiungere. E più avanti una scogliera, wow! E in mezzo c'è l'immancabile campo di cereali. Mio acerrimo nemico di questo trekking. Ora provo ad imboccare questo sentiero che dovrebbe portarmi in cima alla scogliera. Vediamo un po'. Incrociamo le dita. In realtà mi ha portato su una spiaggia di ciottoli con vista sulla cittadina che volevo raggiungere e sulle scogliere calcaree che avevo in programma di esplorare la mattina del terzo giorno. Dopo una serata difficile e una mattinata altrettanto difficile, ho sentito il bisogno di riposarmi un po'. Ho messo ad asciugare l'attrezzatura che si era inumidita parecchio durante la notte e ho fatto un bel bagno congelato. Camminando verso il centro cittadino alla ricerca di un supermercato dove acquistare dell'acqua. Voi non avete idea di che belle casette ci sono qua, con degli splendidi giardini. Parlo piano perché le persone sono tutte di fuori a mangiare e non mi va di fare il caciarone. Dopo aver bevuto a sufficienza sono passato per la stazione e ho trovato un bus pronto a partire. Ci ho pensato giusto qualche secondo e poi l'ho preso. Mi sentivo molto stanco per aver passato la notte in bianco e i 20 km già percorsi pesavano sulle gambe molto di più di quanto mi sarei aspettato. Ero deluso per non aver trovato ciò che mi aspettavo, l'umore non era ai massimi livelli e temendo altre sorprese ho deciso di terminare il viaggio con un giorno di anticipo e tornare a casa. Adesso, ragionandoci a freddo, mi rendo conto che è stato comunque un bel viaggio e quindi lo condivido lo stesso con voi, anche se non sono riuscito a fare
le riprese spettacolari che avevo in mente. Il messaggio è sempre lo stesso, raga. Non sempre si ha successo, anche quando si è motivati e ben organizzati. Non c'è niente di male a mollare se non ce la sentiamo di proseguire. Si torna a casa, ci si riposa, si riordinano le idee e poi si parte per una nuova avventura. Spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate. Grazie per la visione, un saluto e ci vediamo presto.